Amici sportivi di streaming TV, gradevolissima presenza ai nostri microfoni. Siamo in compagnia del patron della Polimnia, nonché presidente Vito Lofranco. Presidente, innanzitutto la ringraziamo sentitamente per essere così disponibile ai nostri microfoni. Grazie a voi e buonasera a tutti. Presidente, iniziamo con una nota davvero lietissima. Polimnia che ritorna piacevolmente a assaporare il gusto della vittoria. Vittoria splendida, importantissima, in trasferta su un campo difficile come quello di Canosa. Si aspettava una Polimnia così positiva. Ricordiamo, Polimnia reduce da un importante avvicendamento in panchina perché dopo l'esonero di Mirko Muserra è approdato sulla panchina polignanese Michele Anacleerio, ex calciatore professionista, nonché ex calciatore biancorosso. Sì, è stata una vittoria fondamentale, direi, una vittoria importantissima contro un avversario fortissimo, contro una delle corazzate del girone A. Una vittoria in trasferta fondamentale per noi, anche in vista valutando gli altri risultati della giornata e anche il risultato di Spinazzola Unione Bicelli oggi. La classifica è diventata cortissima, quindi è stata davvero una grande vittoria, una grande prestazione della squadra, ripeto, contro un avversario fortissimo, però penso che l'abbiamo preparata molto bene. Sì, c'è stato questo avvicendamento in settimana con l'esonero di Mister Muserra, al quale comunque abbiamo già dato pubblicamente i nostri ringraziamenti per quanto di buono fatto in questi anni. Però devo ringraziare la squadra adesso e Mister Nagrero per questo risultato, perché sono stato presente al campo questa settimana e la partita era stata preparata benissimo. Probabilmente anche il cambio di modulo ci ha avvantaggiati. Niente, è stata una grande prestazione e devo ringraziare davvero il mister Michele Anacleerio, perché non tutti avrebbero accettato questa responsabilità a poche giornate dalla fine, 6 giorni dalla fine, e dovendo affrontare subito Canosa in trasferta e poi la prossima con Molfetta in casa. Quindi un ringraziamento sentito al nuovo allenatore e ai ragazzi per questa dimostrazione che hanno dato domenica. Presidente, al di là del cambio di modulo, che sicuramente ha inciso in maniera fondamentale, in cosa ha visto cambiamenti nel suo Polignano? Senza voler delegittimare il lavoro di Muserra, che sicuramente ha il merito di aver portato la Polimnia in eccellenza, insomma, per intenderci, ha già visto la mano tecnica di Mister Anacleerio in questo Polimnia? Assolutamente, non dobbiamo delegittimare assolutamente il lavoro di Musera, perché, come già detto, sia la Polimnia che Polignano deve ringraziare Mister Musera per quanto di buono fatto. Assolutamente. Diciamo che in una settimana ed è complicato vedere i cambiamenti. La cosa più evidente, diciamo, di domenica è stata la voglia che hanno messo in campo tutti i ragazzi. Davvero hanno giocato con il sangue agli occhi, come si suol dire. Penso che abbiamo vinto questa partita meritatamente e penso che ci sia tanto anche di Michele Anacleerio in questa vittoria. Presidente, ora archiviata questa splendida vittoria, settimana
non difficile, di più per la Polimnia in quanto al Madonna d'Alto Mare domenica 3 marzo ricevete la seconda forza del torneo, la Molfetta Calcio. Come si prepara questa gara? Che tipo di stimoli ci sono, visto che comunque insomma siete ringalluzziti da questa vittoria esterna e soprattutto cosa si aspetta da questo big match? Esattamente, si arriva il Molfetta, che è un'altra delle grandi squadre del nostro girone. Cosa mi aspetto? Mi aspetto un'altra prestazione gagliarda come quella di domenica scorsa. Diciamo che adesso dobbiamo dimostrare di essere una grande squadra perché per non far rimanere la prestazione di domenica una prestazione isolata. Quindi dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo nuovamente, ma sono sicuro che ce la metteremo tutta e proveremo a fare risultato anche con Molfetta. Già all'andata era venuta fuori una buona prestazione a Molfetta in trasferta. Conto di poter ripetere un'altra grande prestazione, magari questa volta cercando di portare dei punti a casa. Giochiamo in casa, quindi cercheremo di far valere anche il fattore campo. Mi aspetto un campo gremito e speriamo di far bene. Presidente, concluderei questa piacevole chiacchierata chiedendole questo. Lei in varie apparizioni ha giustamente, opportunamente parlato innanzitutto di obiettivo permanenza ed è sacrosanto tutto ciò. Però parafrasando un'espressione alla Sabatini della Salernitana in cui l'anno scorso affermò un 2-3% di possibilità di raggiungimento sal della salvezza per la Salernitana, lei se la sentirebbe, tanto non si perde nulla di giocarsi appena un 2-3% di possibilità della Polimnia ai playoff, o non vuole giocarsi neanche quel 2-3%? Penso che ormai l'obiettivo playoff sia andato. Purtroppo abbiamo lasciato per strada dei punti che potevamo portare a casa. Adesso dobbiamo concentrarci sul fare più punti possibili in queste 5 partite che restano e poi vediamo dove saremo, ma dobbiamo pensare a evitare i playout e a raggiungere la migliore posizione possibile in classifica, perché la nostra squadra come potenziale deve evitare assolutamente i playout. Dobbiamo raggiungere questa salvezza tranquilla e poi organizzare per il prossimo anno, che già abbiamo delle belle prospettive. Presidente, noi davvero la ringraziamo sentitamente per la sua presenza graditissima ai nostri microfoni e questo ci tengo a precisare, è solo il primo appuntamento con la Polimnia perché nelle prossime settimane abbiamo intenzione di ascoltare altri protagonisti del vostro club. Per intanto la ringraziamo e le rivolgiamo i migliori auspici per la gara importantissima, fondamentale, interna del 3 marzo contro la Molfetta Calcio. Vi ringrazio a nome di tutta la Polimnia Calcio e speriamo di risentirci presto.